Ciao a tutti, io sono Lenny e bentornati in questo nuovissimo video, al secondo ed ultimo dedicato ad Halloween, anche perché settimana prossima è già novembre, è finito Halloween, quindi ok. E allora, sto guardando le domande di questo tag sul canale di Giada di Ready Can Save Us, che lei ha fatto anni fa e non so perché l'ho scoperto solo adesso, quindi voglio riproporlo. E si tratta del Tim Burton Caratex Book Tag, quindi un tag dedicato ai personaggi di Tim Burton. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Jack da Nightmare Before Christmas, un personaggio amato da tutti. Secondo me un personaggio amato da tutti è Aisling di Nevernight di Jack Stoff, che è amata tanto quanto mia, almeno da quello che ho potuto vedere è così. Magari c'è qualcuno che non la sopporta, perché succede sempre, non si può piacere a tutti, però secondo me Aisling e Mia sono due personaggi che sono amati da tutti. Numero 2, Emily dalla Sposa Cadavere, un personaggio che non riesce ad avere il lieto fine che desiderava. Allora, non so quanto possa essere così, però secondo me Pietro dalle 8 montagne di Paolo Cognetti non ha proprio avuto il lieto fine che desiderava. Può essere un po' forzato, però io l'ho inteso così. Numero 3, Edward da Edward Mani di Forbici, un personaggio frainteso a causa del suo aspetto o un personaggio incompreso dalla società in cui vive. Beh, senza ombra di dubbio, Louis del Bambino del Fiume. Questo è un libro che mi è entrato nel cuore proprio perché il personaggio di Louis un po' mi rappresentava, no? L'ho letto durante la prima adolescenza, pensavo di non essere compresa da nessuno e pensavo di essere presa in giro per il mio aspetto. Beh, diciamo che Louis non viene preso in giro per il suo aspetto, viene emarginato per questo, però è sicuramente un ragazzo emarginato. E più che altro non viene compreso dalle persone che lo circondano. Però pensandoci posso anche rispondere con Tommy di Brucio. Lui è stato vittima di un incendio, quindi è sfigurato e viene spesso frainteso ed emarginato per il suo aspetto fisico. Numero 4, Charlie dalla Fabbrica di Cioccolato, un personaggio umile e gentile. Secondo me Pita di Hunger Games ci sta benissimo in questa domanda, soprattutto all'inizio. Lui è un personaggio molto umile, una persona che si fa i fatti suoi, e proprio per questo è un personaggio davvero gentile e si fa sempre in quattro per gli altri. Poi diventa più cazzuto, però rimane comunque un personaggio umile e gentile. Numero 5, James da James la pesca gigante, un personaggio accompagnato nella sua avventura da un gruppo di singolari amici. Beh, sicuramente Darrow di Red Rising. Si possono definire molto singolari i suoi amici, i suoi compagni di avventura. Lui in particolare è una persona singolare e unica, insomma, nel suo genere. Sesta e ultima domanda, Victor da Frankenweenie, un personaggio che farebbe di tutto per riavere la persona che ama. Posso citare Daniele dei Segreti di Askeladd di Federico Paccani. Lui farebbe davvero di tutto per riavere sua madre indietro e per sapere la verità sulla sua famiglia e sul suo passato. Però, insomma, lui farebbe di tutto per riavere sua madre, che è la persona che ama di più. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre risposte, vi lascio le domande nell'info box, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!